C'è ancora aria di vacanza qui al Marina d'Arechi Port Village con l'inaugurazione di un Risto Bar, un'ultima chicca per questa struttura che adesso offre a 360 gradi una vasta gamma di possibilità per venire sia dall'esterno che per i diportisti. Un ristorante fatto di giovani, sul quale hanno investito dei giovani, delle idee innovative ma anche all'insegna della tradizione. Un altro modo per intrattenersi e per trascorrere tempo in piacevolezza. Stasera inauguriamo un altro ristorante qui all'interno di Marina d'Arechi, quindi si completa sempre di più l'idea del village, dove non soltanto si parcheggia un'imbarcazione, perché non è quello che vogliamo, quindi non soltanto un'infrastruttura sicura per le imbarcazioni, ma anche un luogo dove passare il proprio tempo libero d'estate, d'inverno, e anche con una ristorazione di qualità. Abbiamo questa ambizione e quindi stasera completiamo con un'ulteriore iniziativa proprio questo concetto un po' innovativo di villaggio sul mare per il diporto, per chi ama il mare in genere. La tradizione, perché questo è un ristorante che si affaccia sul mare, anzi ha il mare sia davanti che dietro, e poi ha il vantaggio, credo che sia uno degli affacci sul mare più belli della città di Salerno come ristorante, ha di fatto davanti a sé tutta la costiera amalfitana, la città di Salerno, di sera illuminate, insomma è veramente uno spettacolo. E quindi non può essere che un ristorante dove il pesce è freschissimo, sempre con un pizzico di innovazione, nel senso che partiamo sì dalla tradizione nostra alimentare della ristorazione di qualità, ma sempre con un po' di innovazione, sempre con qualcosa da scoprire. Ragazzi in gamba e soprattutto sono pieni di voglia di fare, quindi qui ci voleva un'altra iniziativa del genere, devo dire, della scuola del Cilento, un pesce freschissimo e si sposa bene poi con il mare, quindi poi alla fine siamo tutti contenti di questa cosa. Un bel connubio, tra l'altro hanno avuto parole di elogio per l'accoglienza della famiglia Gallozzi qui all'interno del Marina, e va a completare un po' l'offerta a 360 gradi di questa struttura. Sì, diciamo che un po' tutti ci riconoscono, che si sentono subito a casa, quindi anche loro, devo dire, ci hanno riconosciuto questa cosa, ma del resto per noi diventa un modo per allargare la famiglia e per essere tutti insieme. Quello che cerchiamo di fare principalmente è innovare la tradizione, la cucina tradizionale, dando, come ha detto lei prima, un'innovazione giovanile, già che siamo ragazzi non dico giovanissimi, ma diciamo giovani, può andare bene, e quindi questo è il nostro obiettivo, questo è quello che vogliamo fare arrivare alla clientela, a parte la nostra immensa passione per questo lavoro e che cerchiamo di trasmettere e nel servizio e nel piatto. Noi offriamo un po' tutto, diciamo, la nostra base è cercare dei prodotti d'eccellenza, soprattutto del locale, prendendo le materie prime sia del mare locale e sia della nostra terra. Serviamo un po' tutti questi prodotti e trasformarli il minimo possibile per lasciare intatti il sapore e tutto. Partendo dalla nostra classica caprese, fatta soltanto con mandorle, biscotti, cioccolato e burro di bufala, alle krapfen, però fatte impastate ancora come una volta, con le patate, usando poca farina e facendo la parte morbida con le patate, così la andiamo a alleggerire. Come cena usiamo sempre del pescato locale, serviamo anche dell'ottimo crudo, facendo una selezione di ostriche sia italiane sia estere, poi passiamo a crudo come dei gamberi rossi, mazzancolle del pescato locale e poi degli ottimi pesci dal dentice, branzino, ricciole, periodo permettendo anche del tonno rosso, lavoriamo anche il tonno.